Maestro Raimondi, siamo all'intervallo di questo Falstaff. Chi Falstaff è Falstaff per lei? è un compendio di tante personalità che si legano a un uomo dalla grossa pancia e Ma che in in questa questa edizione. edizione non esiste. E devo dire che quando sono arrivato e il regista mi ha detto io non vorrei la pancia, dico, Dio mio, come si può fare? Perché tutto ciò che accade nel Falstaff è legato al personaggio esteriore, alla sua pancia, al suo modo di mangiare, di bere, di vivere. E poi dico, perché no? Proviamo. E in Certo. effetti devo dire che anche senza pancia il personaggio esiste, Funziona. funziona perfettamente perché è talmente ben disegnato. È un furfante, è il personaggio che con Credo il futuro Enrico IV facevano delle passeggiate di carattere banditesco, non indifferenti. Quindi è rimasto in lui questa grandeur, quest'uomo Nobile, nobile. Lui era un nobile, certo. ordine della giarrettiera, è stato un combattente valoroso. Ma nelle Allegre comari di Windsor viene fuori un personaggio che rende comica la pièce. Verdi diceva che l'opera era comica. E io sono perfettamente d'accordo con lui che l'ha fatta. Sul fianco pallido, sul gronto rage, sul moschio pie e sul fusto sergo, verde Ma non vede capace. una vena malinconica, cioè un po' il vecchio che non si rassegna? Non è un È in parte comico, in parte ridicolo, ma anche in parte un po' malinconico, nel senso che tutto sommato non si rende conto che il tempo è passato, che della sua grandeur forse gli resta la pancia, ma poco altro perché non ha più soldi, è spiantato, si inventa delle Ma io cose. ritengo che lui sappia perfettamente chi è e chi non è, soltanto che nell'esuberanza del Xeres, delle bevute, delle mangiate, lui si crede un personaggio al di fuori di ogni regola. Guardate, io sono ancora una piacente estate di San Martino. A voi due lettere infocate. Un epicureo incredibile, un uomo che attraversando la città con questo movimento, fa ridere le persone. Alice ride perché vede questo personaggio tronfio con una certa eleganza che ne esce. E Alice, vorrei parlare di Alice perché Alice è un po' la chiave di Di tutto volta questo, di del sì. volta del. Perché Alice è una bellissima donna sul tramonto. Ovvero sia una bellezza che si annunciano già i colori del tramonto della donna, Dell'autunno, sì. dell'autunno. Il marito di Alice è un personaggio che ha completamente dimenticato cos'è il rapporto di amore con sua moglie. Lui è un affarista, fare questo. Però al momento che sente parlare di corna, ah, si risveglia. Mastroforte, dormi! Svegliati! Su, di destra, tua moglie scorda, che mette in mal assetto, con il tuo, la tua casa, per il E Alice, quando si incontra con Falstaff, al finto colto, raggiante fiore, sono parole che aveva dimenticato che Sì, esistessero. quindi E tutto quindi sommato. avverte un certo rifiorire di certi sentimenti. Falstaff gioca un ruolo di distruttore-costruttore. Sì, cioè le coppie che, no, che erano scoppiate Scoppiate si si sono riuniranno nel ritrovate. terzo Sì. atto e poi Nannetta e Nannetta e Fenton Fenton dall'altro si si sposeranno. sposano. Falstaff, quando dice dopo quest'ora di beato Amore, amore, lui ha già fatto l'amore con Alice. sì. Nel suo Nel mondo, suo, sì, nella sua nella immaginazione. sua immaginazione, lui ha già avuto un piacere immenso stare vicino a lei, Sì. giocarla. E per lui quello è stato il momento più bello. E ritengo che lui, nella sua ideologia,
dopo quest'ora di beato amor, o soave sergio mia bella lì. Sì, sì. Lui è convinto di averla ormai conquistata. Sua, conquistata, è fatto. Ed ora potrò morir felice, avrò vissuto molto, dopo quest'ora di beato amore. Ma sole si ricciò. Mia bella lice. Io credo che Verdi si sia molto visto nel personaggio di Falstaff. Credo che a comporlo, a rigirarlo, lui si sia divertito moltissimo. Ma dal punto di vista musicale è una lezione di musica. Musica stupenda, ma voglio dire, anche il ricordo di Fenton e Nannetta, questa musica giovanile, sì. Un uomo di 80 e passa anni, sì. Era ancora legato a questo profumo della giovinezza. Cioè. Quindi un grande personaggio, un grande uomo fino all'ultimo momento. Che chiasso! Quanti schiamazzi, segui il mio passo! Casa di pazzi! Qui ognun delirà, con vario error, son pazzi dirà! Eroi d'amor! Seguimi ad agio! Nessuno m'ha assorto! Tocchiamo il porto! Ringraziamo molto e allora aspettiamo di vedere il terzo atto. Grazie mille.